arrivati al momento culminante, con la deposizione delle colonne, al corpo musicale, alla lapide che ricorda i morti del corpo musicale della libertà e ai donatori dell'arte. Partiamo con un ricordo che accomuna tutti noi, almeno per il pensiero e che vuole. E quanto conforta il cuore leggendo il giornale tra tante terribili notizie che hanno sapore di odio, di morte e di dolore, sapere che esisti tu, oh fratello, che il sangue doni e nulla chiedi, tu che anche stanco del lavoro quotidiano, in qualunque ora del giorno e della notte, mentre dormi in meritato riposo, sei svegliato e corri. Perché? Non ti importa saperlo, forse un ladro, un uomo che ha sbagliato o un bimbo che soffre e tu corri. C'è una mamma che piange, che prega, che implora per lui. Tu non chiedi nulla, doni il tuo sangue e basta, poi chiedi solo com'è andata e se si salverà. Questo è il premio del tuo sacrificio, del tuo grande dono, sapere che hai salvato una vita e tante, tante altre ancora avranno purtroppo bisogno di te. Tanti fratelli come te diventino donatori, volontari di sangue per salvare la vita e non volontari d'eserciti e di stati per far nascere e combattere guerre i cui ricordi ancora fan piangere i cuori. Questa, oh fratello, è la lotta più bella, più grande, più giusta e voglia Dio sempre essere vittoriosa per salvare chi soffre e ancora possa sorridere alla vita grazie a te. Grazie. Ora lasciamo la parola al corpo musicale della libertà. Thank you.
Buongiorno, signor Sindaco. Onorevole Cotone. Grazie, buongiorno a tutti. Un ringraziamento alle associazioni, in particolare a Risaldo, che ogni anno ci si fa promotrice di questa iniziativa importante. Un ringraziamento alle autorità militari, il comandante della Tenenza di San Giuliano, il comandante della Polizia Locale, alle associazioni che come sempre prendono parte a queste iniziative importanti. Oggi, quando mi avete chiesto di fare un breve saluto, ho pensato a cosa potessi dire. In realtà, il 1º novembre è il giorno in cui andiamo a ricordare i defunti, ma questo investe privato, ognuno di noi lo fa. Questa manifestazione, questo corteo invece ci fa riflettere sull'importanza che hanno coloro che vanno a donare il sangue, i nostri militari, le forze dell'ordine che cadono in battaglie che non decidono loro di combattere, ma che lo fanno con spirito d'amore per la propria nazione, per la propria patria. Ricordiamo tanti caduti, vedo qui l'ANPI che combattono l'ingiustizia, resistono nei confronti, penso all'ANPI appunto, della dittatura che ha segnato il nostro paese, la Croce Bianca, che il suo motto, ama il prossimo tuo come te stesso, quante volte alcuni volontari lasciano e sacrificano la loro vita per salvarne delle altre. Quindi io credo che oggi sia la giornata per ringraziare coloro che amando il loro prossimo realmente e concretamente rischiano la propria vita, alcuni non rischiano la vita ma donano il sangue, quindi consentono di salvare le vite. Ecco, oggi è il giorno di dire grazie a tutte queste persone. Quindi, a nome mio, a nome dell'amministrazione, davvero grazie per l'enorme contributo che date per salvare le vite e rendere forte la nostra nazione. Grazie. La cerimonia è praticamente conclusa. Vi ricordo solo due date. Sabato 4 novembre, ore 9:30, Piazza Italia, dove inizieremo il percorso